Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare un altro quiz, stavolta un quiz un po' diverso dal solito, ovvero dobbiamo indovinare l'anime dalla scena che appunto questo video che è praticamente non si caga nessuno, che appunto questo video ci fa vedere questa scena e noi dobbiamo indovinare da che anime proviene. Dunque mi sembrava un quiz abbastanza interessante, devo ammettere che comunque questo video lo faccio per tappare un buco, dato che sto preparando un video da 2 mesi e dato che mancava poco, tipo una settimana, volevo pubblicare quello per il prossimo video, che non ho altre idee su che altri video fare, quindi passerebbe troppo tempo dall'ultimo video al video che volevo pubblicare, quindi alla fine ho deciso di tappare questo buco con questo video. Dunque, ragazzi, direi di non perdere altro tempo, lasciate un bel pollice in su e fate con me questo quiz. Dunque, iniziamo subito. Ok, questo qua. Sembra un hentai, però comunque dovrebbe essere. Ok, ci lascia pure il tempo. Dovrebbe essere Fairy Tail. Sì, comunque è Fairy Tail. Si capiva abbastanza, però. Hanno messo una scena, diciamo, un po' strana. Ok, questo è Goblin Slayer. Goblin Slayer, sicuro. Appunto, Goblin Slayer. Ah, dai, per ora è abbastanza easy. Ok, questo vabbè, Noragami. Quella lì è Hiyorii Ikki. È esattamente Noragami. Tanto questo video dura 10 minuti. Ah, è Darling in the Franxx. Me lo sono ricordato dalla host, quindi non dalla scena in sé, proprio dalla host. Quanto posso essere un pro? Assassination Classroom. Facciamo una cosa. Quando spunta il messaggio dove chiede che anime è, lo dico. Per non rovinare appunto anche la visione a voi. Quindi sì, Ansatsu Kyoshitsu sarebbe Assassination Classroom. Prison School. Io dico Prison School, poi non so. Ok, Prison School. Beh, il nome in giapponese non lo sapevo, quindi ho detto dovrebbe essere questo. Comunque sì. Ah, ok. Mi stava venendo. Madonna mia. Cioè, non mi stava venendo uno dei miei anime preferiti. IQ. Era, sì, la backstory del capitano. Dio, raga, non mi ricordo, non mi ricordo. Vediamo. Ma infatti, Konosuba, non l'ho visto. Sì, potete fucilarmi nei commenti se volete, ma non ho visto Konosuba. Cioè, ho visto un episodio, l'ho droppato per continuarlo più avanti. Questo cos'è? Ah, questo è Dragon Maid. Dragon Maid, ok? Giusto. Che carina canna. Ok. Non mi viene. Non lo so. Non mi viene niente in mente. Vediamo. Gintama, ecco. Lo devo recuperare nelle vacanze di Natale. Infatti lo inizierò appunto nelle vacanze di Natale che ci saranno tra poco. E non vedo l'ora perché è uno degli anime parodici più belli di sempre. Per me la Food Wars è l'unico che mi viene in mente. Food Wars, cioè, io vedo cibo, penso a Food Wars, quindi vediamo. Data Live, siamo seri? Ma Data Live da quando c'ha il dub Aang? Non mi viene neanche questo. Sta iniziando a diventare abbastanza difficile, ma questo non mi viene per niente proprio. Vediamo cos'era. Nisekoi. Nisekoi! Vabbè, raga, sto facendo un casino in sto video. Questo dovrebbe essere Food Wars. Sì, ok. Ha detto Erina Nakiri. Ok. Questo è Food Wars 100%, ok. Bastardi che prima mi hanno confuso. Lo potevo intuire dai disegni che non era Food Wars, perché si capisce quando non è. Quando i disegni non sono quelli. Anche questo non riesco a riconoscere, raga. È troppo. Sta diventando troppo difficile perché mette delle scene strane dove non. Ovviamente non si vedono in faccia le persone, però. Eromanga Sensei! Lo devo ancora guardare, Eromanga Sensei. È abbastanza incestuoso, tipo alla Oreimo. Ah, Mob Psycho 100 dovrebbe essere. Sì, Mob Psycho 100. È il primo episodio della prima stagione, se non sbaglio, o il secondo. Mob Psycho 100. Questo era abbastanza facile, ma ce li stanno mettendo difficili e facili, oppure sono io che sono un ignorante, che non so un cazzo di anime probabilmente, ma va bene.
Dovrebbe essere la... cazzo si chiama la serie quella di... No, Masamune Kun no Revenge, ok. Non lo conoscevo. Stavo pensando a un'altra anime, a un altro anime, che ora non mi viene in mente appunto, però vabbè. Questo è Overlord intanto. Comunque prima per la serie a cui stavo pensando non mi viene in mente appunto il nome, però vabbè. Questo Overlord. Ok, Overlord. Ok, questo è Sakamoto Desuga, si capisce dai... Cioè, spero sia Sakamoto Desuga. Dovrebbe essere. Sì, ok, Sakamoto Desuga. Si capisce da quei tizi già. I bulli. I bulli. Quanto è bello Sakamoto Desuga. Vi ho lasciato pure. Cioè, vi lascio in alto a destra il link della top degli anime comici che ho fatto. Dove appunto ho consigliato quest'anime che dovete assolutamente guardare perché fa spezzare. Non mi viene in mente nulla, raga. Forse Scimoneta, non vorrei dire stronzate. Non mi viene in mente nulla. Evviva! Cazzo! Ma quanto sono scemo! Ok. Sto quiz ci trollava abbastanza. Perché metteva scene abbastanza facili. E scene difficili che anche gli anime che hai visto sono impossibili riconoscere. Io non ho parole. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere il vostro punteggio. Vorrei non essere l'unico ad aver fatto schifo. Quindi scrivetemi quanto avete fatto nei commenti. Dunque, ragazzi, spero che questo video appunto vi sia piaciuto. In descrizione vi lascio lo stesso quiz. Perché comunque bisogna rispettare il lavoro delle altre persone. Poi ha pochissime visualizzazioni, purtroppo. È comunque un bel quiz originale che in pochi hanno fatto. In ogni caso, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto. Passate dai social che trovate in descrizione. E noi ragazzi ci rivediamo al prossimo video, che sarà quel video a cui sto lavorando da 2 mesi. E wow, non vedo l'ora di farlo uscire. Dunque ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video.